Cinque cose da cui ripartire, cinque parole. La prima è l'avventura, di ritrovare il gusto dell'avventura, sia nel senso più giocoso dello stare insieme, sia dell'abitare un posto, sia anche proprio a livello intellettuale, no? Di avere più curiosità, di andare a esplorare, a scoprire dei luoghi, dell'immaginario, no? Senza dare per scontato che tutto è uguale, che non si può cambiare. Un'altra cosa da cui ripartire, mi piacerebbe una città con più musica dal vivo. Mi piace entrare nel bar, nei locali, sentire la musica del solito CD. Mi piacerebbe avere delle band in ogni locale, no? che suonano, perché la musica è gioia, è danza, è stare insieme. In queste città un po' intristite, un po', no? Che soffrono di solitudine, gli farebbe bene. Un'altra cosa, mi piacerebbero una serie di strade chiuse, per esempio al traffico, al posto delle macchine mi immagino una serie di tavolini fuori per la strada, gente seduta, luoghi di aggregazione dove stare insieme senza che il cameriere ti venga a rompere le scatole dopo 5 minuti perché devi consumare qualcos'altro. Mi piacerebbe una sorta di bike sharing collettivo, cioè una città dove ci sono biciclette dappertutto, prendi la prima che ti capita, la lasci dove arrivi, ce ne sono talmente tante che nessuno si preoccupa di rubarle, di rivenderle. E un'altra cosa, una città con più bambini mi piacerebbe, è una città un po' vecchia, ci vuole un po' di energia nuova, no? E per ringiovanire l'unica ricetta è quella, fare i figli, e probabilmente una città un po' più attenta ai bambini, con spazi verdi, con asili nido, insomma renderebbe tutto un po' più facile. Forse sono più delle cose che non delle parole, ma insomma sono cinque idee per immaginarsi un posto diverso.